primato della bontà. La scuola francescana, la sensibilità francescana sulla scia di Francesco privilegia la bontà, non contro o senza la verità, ma come anima segreta, come motore della verità. Privilegia la volontà e non la razionalità, ma non contro la razionalità, perché considera la razionalità come la forma che assume la volontà lungo il tempo, lungo la storia. La scuola francescana privilegia l'oblatività e non la rivendicazione. Ecco, la bontà o gratuità apre un spazio, apre una dimensione relazionale in cui l'altro non è l'inferno, non è numero senza volto o anonimo argonauta disperso tra i fili della rete della città tecnocratica, tecnotronica, ecco il neologismo, tecnotronica. Siamo nell'unico territorio in cui è possibile vivere la fraternità-sororità. Dimensioni umane costitutive e non facile da trovare oggi tra le offerte del multiculturale mercato antropologico. In breve, primato della bontà, una logica che lascia in sé la differenza, ma non è perciò indifferenza, in trattino differenza. Anzi, è l'unica logica che riconosce e favorisce la singolarità dell'altro, l'alterità dell'altro e sostanzia il difficile e faticoso esercizio della prossimità. Ma dobbiamo dirlo chiaro. Nessuna garanzia, soltanto rischio. Si tratta di vivere non come Ulisse alla riconquista di una patria che conserva ancora le tracce del suo antico dominio. Si tratta di vivere piuttosto come Abramo, come Gesù, come Francesco, all'aperto, senza false coperture. Si tratta dell'esodo, che une itineranza senza ritorno. Alimentato dal desiderio dell'infinito, gratuito e onnipresente, per chi non ha cancellato lo stupore. Certo, obiezione, troppa ingenuità. A questa obiezione, mi piace ricordare come risposta una riflessione di Gabriel Marcel, pensatore francese, nel suo testo, un capolavoro, Homo Viator. Lui diceva: la condizione umana è caratterizzata non soltanto dai rischi che comporta, ma anche e molto più profondamente dalla necessità di accettare questi rischi e di rifiutarsi di credere che sarebbe possibile e in fondo vantaggioso riuscire a sopprimerli.
Ecco, forse nell'accettazione del rischio, nel prodigarsi senza badare al prezzo, nel camminare senza coperture, nel vissuto radicale della gratuità, cioè nel vivere al di là di un'economia di compensazione e di calcolo, risiedono il fascino e il segreto della convivialità di Francesco. E in questa logica della gratuità, in questa economia del dare senza chiedere nulla in cambio, che si cela la ortopedia del fratturato volto dell'uomo postmoderno. Certo, un eccesso di tenerezza, forse. E Dio stesso che in Gesù, facendosi carne e dandosi a tutti senza discriminazione e senza mai risparmiarsi, ma anche affidandosi alle mani degli uomini, Giuseppe, Maria, tanti altri, affidandosi alla mano degli uomini, ci ha dato l'esempio. Dunque, primato della bontà, senza cadere per questo nell'arbitrio, senza cadere nemmeno nel vaporoso sentimentalismo, il primato della bontà ci porta verso altri scenari, altri palcoscenici, più umani e umanizzanti di quelli offerti dalla sola ratio o logos, l'egemonia della ragione vista come l'arbitro supremo e universale al quale tutto si deve sottomettere. E siamo anche oltre il primato del fatos inteso come romanticismo sentimentalismo. Siamo oltre, siamo nel volontarismo francescano, di cui occorre apprezzare la fecondità. E questa è la via da invocare oggi, perché il tentativo della meccanizzazione in atto della nostra esistenza, tentativo che ci avvolge come una ragnatela, abbia luogo, salvando la libertà oblativa, fonte di creatività e dunque di umanizzazione.